Meno due all'inaugurazione della 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La febbre dell'attesa è già altissima, quasi spasmodica, non solo a Lido e a Venezia, ma ovunque, tanto da mandare in tilt il sistema online di prenotazione dei posti e della biglietteria. L'ora X scattava domenica mattina alle 7, ma in quel momento davanti al PC c'erano già migliaia di utenti in attesa di entrare, con attesa minima di un'ora. Allo scadere del tempo il sistema saltava, un risveglio da incubo, insomma, per centinaia e migliaia di cinefili impossibilitati a prenotare per tutta la mattinata un posto in sala per vedere il film. Anche questo è un termometro attendibile dell'attesa della mostra del cinema e del programma ricchissimo allestito dal direttore Alberto Barbera e dal team della Biennale. Oggi il risveglio da incubo del giorno precedente era già un ricordo passato, per fortuna, perché dopo un battesimo di fuoco in cui il sito di Viva Ticket è stato bersagliato di richieste, da stamattina il sistema funzionava regolarmente e tutti avevano la possibilità di entrare e prenotare. Ricordiamo che la prenotazione del posto in sala è sempre obbligatoria anche per gli accreditati, una modalità che è rimasta in piedi anche dopo il Covid, per eliminare così le lunghe attese davanti alle sale, con il rischio poi per molti di rimanere a bocca asciutta. La Biennale di Venezia, dopo le contestazioni dello scorso anno, ha anche cambiato fornitore e sistema, passando da Boxiol a Viva Ticket. Insomma, in vista dell'inizio di mercoledì, ma già domani c'è una preapertura, tutto è quasi pronto.